Manuel Husky is in the house. Precisamente is in the bathroom. Scusate l'inglese. My mother would cry. Shish. L'altro giorno proprio quando stavo andando a lavoro all'improvviso alla mia pancia ho avuto un gran dolore. Un dolore forte alla pancia. E sul più bello mentre cerco un bagno disperato se ne va via la luce e resto bloccato in ascensore. E che cazzo. Cagando sulla tazza del cesso. Dai non disturbarmi, mi sto concentrando. Dei nachos di ieri che mi sta bruciando. E brucia di brutto. E lo so che sei un po' stitica e non la fai quasi mai. Ma se aspetti ancora un po' vedrai che esploderai. Ma non farla lì nel cesso dell'autogrill. Sporco lì. Chi sulla tazza medita. Ma la tragedia è epica quando mi accorgo che non c'è più la carta igienica. Ora che si fa? Come si pulirà? Usa la mano, bla! Se sei gonfio come un palloncino, dai prendi Activia per l'intestino e ti sgonfierai. E scorreggerai. Ti libererai. Lo dice anche la Marcuzzi. Dopo il caffè hai crampi al bacino. Se ti brucia il culo e il peperoncino, ogni cagata è una battaglia. Ti sforzi come un super saiyan. Anche se tiri lo sciacquone con tutti i tuoi sforzi. Il mondo resta un cesso sporco perché è pieno di stronzi. Anche se usi lo spazzolone. Restando in tema, scusate se sono volgare. Ma i politici italiani io li manderei tutti a ballare. Sì, a proprio cagare. Ballare. Cagando sulla tazza del cesso con il topolino. Giocando allo smartphone. Cagando. Non mi offendo se in questo momento a cagare tu mi stai mandando. Ma va a cagare, va? Allora? Per me? Questa canzone? È una cagata pazzesca! 92 minuti di applausi! Hai capito? Merdaccia!